grazie. Non mi aspettavo questo. No, anche perché ieri ho incontrato tua moglie, non te l'ho detto prima. No. Poi le stavo raccontando una barzelletta, oh, si è messa a ridere. Si è messa a ridere, moriva da ridere, a un certo punto è cascata dal letto. Ci sei cascata come 20 anni fa. No. Guarda, per ringraziarti di questo trattamento, voglio darti un consiglio. Di che tipo? Voglio farti investire questi soldi e farti guadagnare in un battibaleno, un bel investimento in borsa. No, 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 per cortesia, sono rimasto ancora i botti, i CCT, il Massimo Azzardo che ho preso è la collezione dei francobolli del Vaticano. Ma sì, dai, ma questa è roba vecchia, io ti parlo di un investimento a rischio zero. Una specie di speculazione. Com'è? Fermo, ti fa male il ponte. Ma no, diceva silenzio, non facciamo sapere niente. Ma chi lo devo far sapere? Io ho paura di quelle cose lì. Persino da ragazzo non giocavo a tombola per non perdere i fagioli, dai. Guarda, la borsa adesso è equilibrata, anche quella americana. E c'è anche mio cognato. Che americano? No, è Brianzolo, ma lavora in un'azienda che sta per fondersi con una multinazionale americana. Tra poco le azioni della Petrolum S.P.A. saranno alle stelle. In 2 giorni ho guadagnato una fortuna. E questo assegno, caro mio Gigi, è gentilmente offerto dalla Petrolum S.P.A. Ecco come ci hanno risposto da Salerno e ci colleghiamo con Ottavio Amato. Grazie Milly, buonasera, vi parlo dal cuore dell'Osservatorio di Scienze della Comunicazione dell'Università di Salerno, dove in pratica si studiano i comportamenti della televisione e del pubblico. Questa sera, grazie ad uno speciale sondaggio, scopriremo chi è l'amico di famiglia, chi è il personaggio televisivo al quale gli italiani darebbero anche le chiavi di casa. Professor Rino Sica, un sondaggio provocatorio e originale. Siamo sul filo delle oltre 5.000 telefonate, Milly, quindi fra pochi minuti sapremo chi è il personaggio a cui gli italiani consegnerebbero anche le chiavi di casa. A più tardi. E quello a cui gli italiani si fiderebbero di dare le loro chiavi di casa. Chi sarà? Allora, lei c'ha una grossa responsabilità, eh? Tra Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e Fiorello, che sono tra i primi tre classificati, chi è stato scelto dagli italiani? Chi è l'amico di famiglia? Allora, l'amico di famiglia per gli italiani è, dunque, Fiorello. Fiorello, il golden boy di Rai 1, l'amico di famiglia di tutti gli italiani. Grazie, professore D'Agostino, da Salerno è tutto. Ciao, Ottavio Amato, grazie, grazie mille a Salerno. Fiorello, ed ecco, ecco la chiave. Allora, eccoci a Brescia, dove in queste trepidanti ore d'attesa e di maratona per Telethon, il gruppo SMA sta facendo una raccolta che sta letteralmente prendendo il volo. Scusate, guardo in alto. Insomma, ve lo spiegherò dopo. Intanto voglio presentarvi uno dei numerosissimi uomini SMA a fianco di Telethon a Brescia, Augusto Rossini, dei punti vendita di Brescia. Grazie Rossini, così come le altre città d'Italia, anche Brescia non vuole fallire l'appuntamento col record, record delle donazioni per Telethon, ma anche record particolari, curiosi e soprattutto spettacolari. Adesso noi vi proporremo un record eccezionale, ovvero tre paracadutisti, Luca, Chicco e Arnaldo, si lanceranno da 1000 metri d'altezza e tenteranno di centrare queste tre stelle che vedete accanto a me. Ma perché mi hanno dato questa tuta? C'è un po' di polvere fuori, non vorremmo assistere. Siete davvero molto gentili, tante care cose, arrivederci. Roma, 1960. 60? E si è chiuso il naso, 60. Ti stai divertendo? No, voglio. Nel 1960 nasce Ottavio Amato. Il vostro pasto vegetariano. Zero. Il vostro pasto zero. All'Italia trova divertente viaggiare da una città all'altra, passare di qua, passare là, fare shopping e poi tornare senza guadagnare una lira. In questi casi solo la capacità di recitare in queste condizioni disumane, a 40 gradi all'ombra in un aereo finto, in un centro hub sotto gli hangar di Fiumicino e di Malpensa, a Balatera. Ho detto un sacco di catapazze.